Sono stati un sacco di cambiamenti nella nostra nazionale. Mancini lascia l'Italia. Puoi avere, insomma, dei motivi per pensare che è il momento di andare via. Benissimo. Io non dico stai sbagliando perché c'è il contratto firmato. No. Ti dico hai ragione. Però in quei casi si parla, chiaro. Si chiama il presidente, lo si invita a cena. Casa Piccinini. Lo invita a cena, prepara una bella cena e dici presidente, io ho avuto un'offerta. Senza Gianluca non mi trovo più. Ho bisogno di stimoli nuovi. Ho fatto tutta la mia carriera a un certo livello. Mi piace questa idea di portare in alto una nazione così. Liberiamoci da buoni amici, mi dica lei a quali condizioni, rescindiamo il contratto, non prendendo più soldi, niente, mi dica lei come fare. E alla fine della Nations League, giugno, era il momento ideale. Però parlando, quindi, chiedi a tua moglie, senti, telefono al presidente, digli che c'ho dei malumori. Torniamo al discorso di prima. E la PEC il giorno dopo. Il come. Modi come. E tempi. Sì. Modi e tempi, perfetto. Senza dimenticare che il mondiale l'abbiamo visto da casa. Non è che hai solo trionfi, c'hai pure quella macchia, che cioè non è proprio una macchietta, perché se dobbiamo confrontare la vittoria dell'Europeo e il mondiale visto da casa, siamo lì, anzi forse per me è peggio quell'altra. Però ripeto, tutto è lecito purché se ne parli a quattro occhi.